Andiamo a parlare del Caraffa che ha ritrovato, e lo ritroviamo anche noi, mister Stanizzi. Buonasera mister, ben trovato qui su Stadio Radio. Grazie mille, buonasera a tutti voi. E allora mister, intanto vi siete ritrovati in un altro girone rispetto allo scorso anno. Oggi si inizia con questo pareggio contro il Bianco, che è una squadra che quest'anno sta conducendo un campionato assolutamente tranquillo. Che partita è stata, ma le chiedo anche che squadra ha trovato? Allora intanto vabbè, io 2 anni fa avevamo fatto questo girone sempre, sì, con Caraffa. C'è una... Mister, non la sentiamo più, è la partita bene, la telefonata l'abbiamo un po' persa. Stranieri di, okay, qualità. Noi oggi abbiamo fatto un ottimo, ottimo primo tempo dove ci è mancato solo il gol, dove il portiere loro ha fatto 4-5 interventi clamorosi. Poi a fine primo tempo, all'ultimo minuto, invece abbiamo rischiato di prenderlo il gol. Poi invece il secondo tempo è stato un secondo tempo molto equilibrato, dove le difese hanno annullato gli attacchi praticamente. Bene, su cosa ha lavorato in questi pochi giorni, insomma, che ha avuto a disposizione, dato che comunque il Caraffa ha avuto un andamento strano quest'anno, perché c'è stato sì un filotto di 4 vittorie di fila, però adesso ce n'erano 4 sconfitte di fila per una squadra che forse non pensava di ritrovarsi in questa situazione. Sì, ho cercato tantissimo di lavorare sulla testa, perché ho trovato una squadra molto impaurita, perché nelle ultime 7 ne aveva perse 6, 4 di fila, fuori casa praticamente sempre, anche in casa, e quindi con squadre più bassa classifica. Sicuramente la società e il direttore avevano fatto una squadra insieme al mister prima di me per fare un obiettivo sicuramente più alto, invece trovandosi giù poi non è facile con la testa, i giocatori che non sono abituati o comunque non erano stati presi per fare questo tipo di campionato, poi è più difficile. Quindi ho cercato di portare più serenità, più tranquillità, di permettergli di anche l'errore, e oggi abbiamo cercato sempre di giocare la palla, mai a buttarla, a costo di sbagliare. Questa squadra non può permettersi, perché non ha caratteristiche per, soprattutto nel girone B, di andare a fare tra virgolette guerre fisiche, perché non ne ha le carte. Se gioca a calcio può giocare con chiunque, se aspetta l'avversario o la mette sul lato agonistico perderà sempre. Mister, l'ultima domanda, è chiaro che a mercato chiuso è difficile, però lei ha chiesto, diciamo, di scandagliare laddove possibile sul mercato, quindi parlo di svincolati anziché da qualche vivaio dei professionisti, qualche giocatore che possa darle una mano? Guardi, in questo momento è difficile trovarli, sicuramente numericamente io nell'arrivo di questa settimana mia abbiamo avuto 2 defezioni definitive, un under che si è rotto i legamenti della caviglia, il difensore centrale Sor Giovanni, che forse avrà difficoltà a continuare per problemi lavorativi, e quindi lo perderemo per tutta il resto della stagione. Quindi sicuramente anche a livello numerico qualcosina si dovrebbe fare, ma non, col direttore abbiamo detto non è impossibile farla, a meno che non vai come fanno ormai tutti sul mercato degli stranieri, degli argentini, perché è difficile trovare gente di qualità libera in questo momento. Bene mister, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo. Crepi a voi, buonasera. Grazie.